Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial del Novelty. Oggi andiamo a fare una cosa del tipo importare i fonts, i caratteri. Allora, se qualcuno, cioè, mentre stai facendo il gioco e tu vuoi un carattere, non lo trovi qui nel sistema del tipo che so, impact, per esempio non c'è, che è anche un font di default, oppure magari anche quando andate su questi siti tipo font space e per il vostro gioco serve una grafica più bella per il font. Allora funziona in questo modo. Allora, per prima cosa bisogna scaricare un font del tipo, che so, questo qua. Allora, io mi sono scaricato questo font. L'ho già installato, per cui si installa, perché deve essere di default nel Windows. È finito di fare l'importazione. Bisogna andare nel novelty, dentro la cartella del novelty, si apre questa cartella, YAML font, e si fa installa YAML font. Vediamo next, install, ok. Mi sembra che non viene l'icona, allora lo andiamo a cercare. E qui scriviamo YAML font, ok. Ora, questo VM font Victorian, ok, dobbiamo fare in questo modo, in font setting. Qui si cerca il font che vogliamo. Io ho detto che voglio Victorian, per cui vado sulla V, Victorian, eccolo qua. Qui, in size, meglio mettere 72, perché almeno se dovete fare qualcosa di più grosso è già compilato per una grandezza. Ok, qui ha cambiato. Poi se bisogna selezionare latino in modo tale che evidenziato tutto i caratteri che ci sono. Poi si fa esporta e qui si mette a 32 XML, PNG e deflate. Beh, è l'opzione qua. Si dà l'ok. Poi quando si fa save bitmap font si dà il nome e poi una cartella di salvataggio, per esempio. Perché funziona in questo modo. Adesso io scrivo Victorian e lui me la esporta in questa cartella qua che ho creato, fonts. E come si vede c'è il Victorian FNT che serve per il novelty. E questi due Victorian PNG serve sempre per il novelty. E sono tre. Cioè, nel senso, sono due formati che servono, il FNT e PNG. Qui ad esempio H, perché ci sono tanti caratteri, allora me l'ha diviso in tre parti. Questo Victorian invece ne bastano due. Finito di esportare questo con YAML font, bisogna andare in Novelty, fare File, Import, Bitmap
Fonz Load, caricare questo qua nuovo che ho fatto Victorian, fare addetto library e basta. Adesso in ogni testo che voi farete del tipo questo qua dell'interfaccia o anche del nome si può cambiare. Bisogna andare in fonts, su in alto, dove c'è assets, imported, e scegliere il fonts che avete creato, e poi fare le prove. Nel senso, come viene? Cioè, vedi, funziona così. Altra cosa che si deve notare, non ti fa decidere una grandezza come il font normale, perché dipende da quanto avete impostato, per cui qui quando abbiamo impostato 72 è già una bella altezza, una grandezza. Adesso io faccio così e si può notare che diventa più definito. Beh, adesso qui non ci sta nemmeno bene, perché si vede che ha bisogno proprio di un titolo. Però questa è l'importazione. E voi dovete giocarvela con l'ingrandimento. E poi ovviamente farò la prova. Un attimo che... Cioè, come si vede? Cambiato molto il font rispetto a quello originale. Ed è anche più bello definito. E poi c'è anche il fattore della schermata dell'interfaccia che dovete calcolare. Altezza e larghezza, eccetera. Però l'importa Fonts funziona in questo modo. Allora, ricapitoliamo. Si bisogna prima installare questo, BMFont, che si trova nella cartella del novelty. Fare in font setting 72, poi scegliere in font setting, scegliere il carattere. Fare 72, il size, dare ok, selezionare qui latino, fare esporta in 32 XML in PNG e dare ok. E poi fare save bmap in una cartella che volete. E visualize vi fa vedere già l'anteprima. Quando avete finito questo, dovete andare su il novelty, import, bitmap font, load font, caricare l'FNT, fare add to library e basta. E poi troverete questo font importato nella sezione fonts in alto
su asset imported e vostri fondi importati. Perché poi durante il compilamento del gioco troverete i fonts, mi sembra qui, sì, infatti, perché lui li prende come PNG. Infatti questo è il carattere H e questo è il carattere Victorian. Ok, diciamo che questa sezione è terminata. Ok, ciao, alla prossima.